Qui, ecco dove si prende praticamente il fucile che ho usato finora, spiega vabbè che si può mettere lì, eccetera, eccetera. Poi che ci saranno altri potenziamenti, pagine e pagine, quindi la cosa promette bene. Allora, secondo me sono in punti nascosti sti teschi, perché cioè, quali sono gli obiettivi? Raccogli 10 teschi, apri la tomba ai ragni in meno di 5 minuti, attraverso il fiume senza toccare l'acqua, trova e sconfiggi il demone lucertola gigante e distruggi tutti i veicoli. Vabbè. Quindi qua veicoli non ce ne sono, no? Scendiamo. Una delle mie antiche mappe descrive questa zona. Potrei recuperare terreno passando attraverso la tomba dei ragni. Passiamo attraverso la tomba dei ragni. Mappa disponibile. Noi siamo lì. Dobbiamo passare il fiume senza toccare l'acqua. Disco solare 1, disco solare, tomba dei ragni. Ok. Vediamo un po' qui cosa c'è. Gli uomini di Vasco sono morti, massacrati da quei mostri. I massacrati. Eh sì. Tanto male. E a quanto pare immunità ai proiettili, ma noi abbiamo dei proiettili più fichi di quelli dei militari, sti cosi inseguono. Quindi, oh, i lucertoloni, oh, oh. Qua bisogna fare tipo tutto di corsa, distruggi tutti i veicoli. Questo è un veicolo, ok, distrutto. Gli altri sono già praticamente sfrantumati. E che cosa c'è che mi sono perso qui? A parte lo spawn di altre lucertole. Diamanti non ne vedo. Spawna roba. Vabbè, ce ne andiamo. Che cazzo stiamo a fare? Abbastanza. Oh, mi sono suicidato con la cassa esplosiva. Vai, vai. Bam! Mi è piaciuto. Saltate in aria. No! Morite, morite! Vai, Lara, salta! Cazzo! Praticamente vuoi la lancia e lancia la lancia. Rimettiamo le pistole. Non c'è il gioco da mettere nelle categorie? Sì, perché non è. Sì, è selezionato. Lara Croft Svegliati gli sfidanti, e il servono difensore per della riuscire a luce, qui entrare in come si questa chiama. tomba. Entra nella tomba dei ragni, trova il prossimo disco solare mancante. Ok, abbiamo la mappa. Disco solare, là. Munizioni per il super fucilozzo che useremo. Che bello più potente. Ok, esploso mezzo mondo, riprendo l'energia. Là ci sono munizioni. Oh merda. Oh merda, c'è così. Oh. Schiatta. Ti passo a fianco. L'ho proprio beffato quello. Vediamo cosa c'è di qua. Di qua c'è il nulla. E lì c'era una cosa tipo che bisognava appendersi e prendere un potenziamento. Poi qua facciamo così. Così. Buttiamo questo. E ogni volta invece di buttarmi di sotto risalgo. Mettiamo questo qui. Anche i diamantini. E così possiamo. Ah, ma what the fuck? Si è spostato. Qua, così. Fai la brava, rotella. Ah, si è tolto. Ok, stavo leggendo il siamo in due. Per fortuna si è spostata, ma non mi becca quell'unica freccia. Preso. Trova il secondo disco solare. E qua? Che faccio? Come lo prendo? Come lo prendo questo? Piacerebbe mollarlo qui. Ah, forse posso farlo saltare in aria con la trappola? No. Rampino? No. Posso salire sul sasso?
prendilo. Beccati qua. Niente, vaffanculo. E come ci vado lì? Forse ci si va da un'altra parte. Ok. Allora andiamocene. Che cosa? Oh my god, quanti ne sono? Oh cazzo! Oh cazzo! C'ho pochissima energia! Sto per schiattare! Sto per schiattare! Datemi un medikit! C'ho pochissima energia! Ah! Oh merda! Trovo il secondo mancante! Sì! No, aiuto! Cioè, trovo sempre pacchi di medikit. Ecco, un po' di energia. Fuck, fuck, fuck. Cioè, scappo rotolando. Oh, qua passa il fiume senza toccare l'acqua. Ecco, mo rimango sicuro ingabbiato qui. Mamma mia, mi ha trucidato. Quanto era lo stream? Penso un paio di livelli. Ma almeno l'ho trovato un coso solare, sì, mi ha salvato qui. Beh, un po' dura, non tantissimo, poi ci rivediamo dopo cena. Cioè, inutile mettersi a sparare a sti cosi perché ce ne sono veramente troppi. Cioè, ma quanti ne sono? Qualcuno lo vorrà ammazzare, questi grassi mi danno un botti punti, cioè 3000. Medikit e munizioni. Ma schiattate. Qua c'è una palla. Ma forse... Dove va? È tardissimo questo. Oh shit. Però mi dà il medikit che in questo momento mi serve non poco. Allora, secondo me devo buttare sta palla attraverso il fiume senza toccare l'acqua. Non è stata forse una genialissima idea. Comunque, il secondo coso sta di là. Facciamo così. E andiamo di qua. Sì, la live ho messo massima potenza. Ah, fuck. Dovrebbe vedersi bene, non laggare nulla. Roba forte. L'ho provata anche giocando a Counter Strike online e non mi ha dato problemi. Anche perché io prima, voglio dire, su un piccolo potenziamento c'è stato un upgrade. Perché prima di riattaccare internet avevo preso solo due, quando ho fatto il PC per risparmiare su alcune cose, avevo messo solo 8 giga di RAM. Quindi solo due banchi avevo messo e ne ho presi altri due, quindi ora con 16 giga di RAM magari era anche quello che mi depotenziava un pochino, insomma. Qui dovrò scendere e ogni volta risalgo. Qui forse sotto c'è qualcosa. Vediamo un po'. Quanto pare no. Quanto pare no. Quindi si risale da qua. Dov'è che stava? Lì sotto. Devo andare là sotto? Come ci vado? La mappa non mi... Oh, qui però c'è tipo una casa. Allora, forse bisogna scendere. Mi indica che c'è un qualcosa più giù, un ingresso, ecco, cioè però un ingresso blu. Togliamo dalle balle sti cosi. Mamma mia, esplodete.
Cioè, è una cosa assurda, che male. Poi mi sa che ho messo questi cosi che fa, si tirano? Come ci arrivo là sopra? Vediamo un po'. Lancia. Ah, ecco qua. Salva a nulla perché non li sto prendendo tutti, quindi serve a ben poco, però. Diamanti, diamanti. E ci facciamo questo blu qui. Che vediamo un po'. Allora, bisogna salire lì. Vabbè, sì. Con la mia tecnica speciale? No. Ok, allora facciamo tutto di qua. Allora, uno giù. Ah, c'è il mirino laser. Uno qua. Uno qua. Che era solo per testare il nostro grado di furbizia. Manufatto trovato, il gufo d'argilla. Che agilità. Ok. Ora ci ritroviamo di nuovo qui in questo casino. Non troppa energia. E qui vediamo sotto. Ah, ok. Morto così? Sì. Quindi evidentemente non è qua. Dov'è? Vediamo un po'. Forse dalla tomba dei ragni, quella che mi diceva prima. O qui. Allora. Oh, ne basta uno. Ok, era molto semplice. Trova l'ultimo disco solare. Era più facile di quello che penso. Io penso sempre che le cose sono difficili, ma poi in realtà sono facili. L'ultimo disco solare, che è lì giù. Passa il fiume senza toccare l'acqua. Tomba dei ragni. Andiamo, tomba dei ragni. Oh merda. Beccatevi sta lancia. E li trafigge proprio. Beh, ci vogliono due lance che sono più lente dei proiettili, però in compenso li rallentano. Quindi c'è questa doppia. Vediamo sti diamanti. Ma muori. 4, 5, 6, 7. Oh! Schivata! Vaffanculo. Cioè, sto per crepare. Qui c'è un medikit. Riprendiamo il fucilasso. Tomba dei ragni sopra. Qua no. E dov'è l'ingresso di sta fottuta tomba dei ragni? Maschiatta. A piovere pallettoni. Trovo il secondo disco solare. Vabbè, sì, ho capito. Tomba dei ragni. Però l'ingresso lo segna di qua. L'ingresso è qui. Ma non vorrei che questi pallettoni dovessi in qualche modo metterli. No, assolutamente. Perché la tomba dei ragni non si apre. Come si apre? Sotto la panca. Come sotto la panca? Perché qui
Io non vedo ingresso. Attraverso il fiume senza toccare l'acqua. Secondo me la tomba dei ragni si apre soltanto quando ho inserito tutti quanti quei soli. E con sta palla me la danno per buttarla in acqua e permettermi di attraversare il fiume senza toccare l'acqua. Devo fare tipo l'acrobata saltando su qui. Allora, un po' di rincorsa te la devo far prendere. Ok, ora facciamo così. Ah, fanculo la sfida. Perfetto, sfida di merda. Medikit, medikit. Ah, figuriamoci, c'era anche di qua questa specie di passerella. Qui si poteva saltare, senza toccare l'acqua. Vabbè. Sì, infatti sul fiume. E allora, jump. Saltiamo di qua, poi di qua. Ce l'abbiamo fatta. Richiesta manutenzione. Così, almeno i veicoli ci proviamo. Ah, salute al massimo, buono. Beccati tutte e tre. Facciamo così. Ah. Ok. Qua, vediamo un po'. Allora, se abbasso questo, quindi mettiamo una palla. Poi due palle. Ok. Che faceva questo? Questo toglieva tutte quelle fin là. Ok, quindi si può muovere adesso questa. Che toglie così. E ci prendiamo ciò che è nostro. La freccia della triplo coso qui, vediamo. Appesa una traccia di sole all'aperto. Inventario, frecce d'argilla, il gufo, più difesa meno bomba. Mettiamo il gufo, più difesa meno bomba. E qui abbiamo questo che è più arma meno difesa. Va bene, più arma meno difesa. Come reperto, rosa di proiettili. Potere reperto è disponibile solo. Questo che fa? Sparo potenziato. Questo rosa di proiettili. Ma io andrei più su sparo potenziato che rosa di proiettili. Se ce lo prendi, dovrebbe andar bene. Oh, è staccanimento appena esco fuori. Ok, siamo full. Full di fucilozzo, full di, vabbè, di medikit. Comunque poi alla fine te ne danno un bel po'. Inventario, la mappa, ci siamo. È qui sopra l'ultimo pezzo. E che succede? Scende il pugno, una valanga di nemici. E questo che cazzo è un bazooka? Che cos'è? Inventario, vediamo. Andiamo di qua. È un fucile a pompa con elevata potenza. Abbiamo anche le doppio revolver. Questo ha 2-2 e consuma munizioni infinito. Questo ha 4-3, cioè spara a manetta. Allora, io direi di mettere di qua queste. E qua il fucile a pompa. Boh. Non so.
Proviamolo. Proviamo un po'. Bam, fa male. Anche i revolver sono fighi. Il revolver e le munizioni però se le mangia, quindi vabbè. Andiamo di revolver per adesso. Facciamo così, io mi sposto e quello si chiude. Ok. TNT, TNT, una valanga di munizioni, riserva munizioni, ripristinato fornitore di munizioni, abbandonato al soldato. Ah, ok. Quindi come ci vado? Mi ridà le munizioni di tutto. Perfetto. Quindi dobbiamo scendere giù. Proviamo a far esplodere qui. No. Devo prendere i barili di TNT. No. Usa le bombe per spostare gli oggetti in ambiente. Premi inizio a lanciare la bomba e poi di nuovo per farla esplodere. Questo ci era chiaro. Che cosa posso spostare? I pugni? Sì. E che cosa quindi fa? Allora, posso provare a fare... Cioè, se è così è diabolico. Salgo qua... No, non mi ci fa salire. Cioè, sarebbe stata veramente una roba diabolica. Lancia? No. Allora, cioè questa cosa della mano che va su deve avere un senso. Ah, eccolo, ok, tiene bloccata la porta, ok. Allora vai. Fregato. Trova l'ultimo disco solare. Giù di revolver. Andiamo di qua. Che cosa ha di qua? Mappa. È la strada perché logicamente il ponte lì è andato. Cioè, mi sto facendo malissimo. Fottetevi un po'. Ok, niente di palesemente prendibile. Rampini? No, saltiamo ovviamente di sotto. Era un po' troppo scontato che fosse così. Allora, vediamo. Mettiamo una mina qui. Non c'è. Cosa mi sono perso? Qui sopra c'è un potenziamento. Lancia. Yeah! Potenziamento munizioni preso. Quindi qui allora facciamo lancia. Ok, ok. Bisogna avere elasticità mentale perché qui veramente ne è richiesta. Bisogna essere creativi nell'avanzare. A quanto pare sempre di più. E scappa, sono più veloce del proiettile. Ok. Non serve. Questo cosa di esplodere, guarda. Ce l'abbiamo fatta, era la lancia. Quindi questo, poi peschi rossi che alcuni sono fatti facili proprio. Oh, oh, oh. Slalom. Slalom. Questi sono proprio tosti.
schiattate. Sono rimasto ingabbiato. Però lo fanno saltare, va bene. Allora, quindi qui solo questo c'era? Andiamo. Solare. A quanto pare. Bisogna andare qui. È un livello bonus però questo. Allora, mettiamo la lancia. Poi. Allora, la mina. Beh, questa è la scontatina, eh. Ah, ecco dove siamo. Si può portare il sasso. E ci ritroviamo di nuovo qui. Cavalchiamo, però adesso abbiamo modo di... Oddio, adesso non ho presente dove dici il teschio. Perché mi sono un attimo smarrito. Però adesso bisognerebbe poter tornare. Perché lì mi segna Tempio della Luce. Intanto riscendiamo sotto. Vediamo un po' qui che aria tira. Già vedo muoversi robe qui. Allucinazioni. Ah, le munizioni sono universali. Praticamente qualunque arma metti, sempre lo stesso numero di munizioni c'hai. Però ho fatto. Ah, aspettava il mio arrivo per tirarsi su. Praticamente. Cioè finora, anche se l'avevo già messi, diciamo che non importava nulla a nessuno. Oh fuck. Il fucile a pompa, però devo dire, tanta roba. Molto molto fico. Ma bellissimo questo slalom che riesce a fare rotolando, devo dire, spacca. E ci ficchiamo qui. Finito anche questo livello. Dovendo i miei punti, non ho fatto una benamata missione di nulla, proprio del nulla cosmico e siderale. Distruggi tutti i veicoli 7 di 10, devo sconfiggere il demone lucertola gigante. Bah, chissà come, boh, vabbè.